tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Giovane albanese arrestato dai carabinieri all'uscita del casello autostradale di Fano, aveva la droga nascosta nell'abitacolo dell'auto. Sit-in di protesta a Fano e Pesaro per chiedere certezze sulle indennità per gli operatori sanitari impegnati nell'emergenza Covid. Mascherine obbligatorie nelle zone della Movida, passa la proposta del sindaco di Pesaro Ricci al tavolo del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in Prefettura. Firmato ieri sera a Fano l'atto costitutivo del nuovo movimento apolitico dei ristoratori, presidente onorario lo chef stellato Giancarlo Bissani. Perché se non ci saranno i piccoli, non ci sarete mai voi grandi. Il digestore sta provocando un vero e proprio terremoto politico all'interno della maggioranza fanese, prevista per questa sera una riunione tra PD e il sindaco Seri. Si chiama Colli al Metauro, riparte dalla bellezza ed è il nuovo programma che andrà in onda da domani sera su Fano TV. Le 5 puntate saranno dedicate ai borghi storici e alla musica di artisti locali. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. E ben ritrovati a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17. Partiamo dalla cronaca. I carabinieri all'uscita del casello autostradale di Fano hanno arrestato un giovane albanese che nascondeva della droga all'interno dell'abitacolo. Vediamo. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Fano hanno tratto in arresto un 26enne albanese del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. L'arresto è stato frutto dell'incessante attività di controllo del territorio finalizzata anche alla verifica del rispetto delle misure volte al contenimento del contagio da Covid-19. Le due pattuglie posizionate nei pressi del casello autostradale dell'A14 di Fano durante i controlli del traffico in uscita dalla rete autostradale hanno notato il passaggio di un Opel Meriva grigia in uso dal giovane intenta ad uscire dal casello, fornendo ai militari delle dichiarazioni di provenienza che non hanno trovato nessun riscontro. Da subito i carabinieri hanno riscontrato una certa insofferenza da parte del giovane al controllo in atto con un ingiustificato nervosismo. Dal controllo effettuato è risultato che il mezzo non era di proprietà del 26enne. Durante la perquisizione sono stati ritrovati dei cacciaviti con punte compatibili con le viti di assemblaggio del cruscotto della componentistica in plastica dell'abitacolo che presentava segni di allentamento e di usura. I carabinieri hanno quindi deciso di smontare l'intero abitacolo del mezzo e solo dopo approfondite e minuziose ricerche sono riusciti a rinvenire, nascosti in un vano ricavato sotto il piantone dello sterzo, due involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina dal peso di oltre 100 grammi ciascuno. Al 26enne è stata effettuata la sanzione amministrativa di 1.066 euro per il mancato rispetto delle misure anti-Covid e il sequestro dello stupefacente, dichiarandolo subito in stato di arresto, trasferendo quest'ultimo presso il carcere di Villa Fastigi. Nei prossimi giorni verranno eseguite le misure qualitative e quantitative dello stupefacente per verificare la qualità e le singole dosi ricavabili. È finita la quarantena, i vandali sono tornati a colpire di nuovo. Nei giorni scorsi al Pincio di Fano qualcuno si è divertito ad imbrattare le sedute di pietra posizionate al Bastione del Nuti durante i lavori di ristrutturazione. La nostra redazione ieri lo ha prontamente segnalato al Comune di Fano e nel giro di 24 ore le sedute sono state ripulite. Nella foto vedete il prima e il dopo l'atto vandalico. I vigili urbani che hanno visionato le telecamere di videosorveglianza installate nella zona del Pincio hanno individuato il responsabile. Sit-in di protesta oggi a Fano e Pesaro di sanitari e sindacati. Gli operatori in prima linea durante l'emergenza sanitaria lamentano dubbi e incertezze sulle indennità economiche. Aria bassa 1, paga i dipendenti, lavorano 2.
tutti i giorni, in prima linea, vogliamo i nostri soldi. Non sanno ancora né a chi verranno erogati e neppure quanto spetta a ciascuno. Sanitari e sindacati hanno protestato oggi a Fano e Pesaro per la poca chiarezza sull'indennità prevista per l'emergenza coronavirus. Nonostante Marche Nord abbia fatto sapere in una nota di corrispondere le indennità maturate a marzo e aprile nella busta paga di giugno, rimangono i dubbi anche sui criteri di ripartizione. Oggi l'azienda doveva pagare le indennità malattie infettive, le indennità terapia subintensiva e intensiva a tutti gli operatori sanitari. Ciò non è avvenuto e siamo veramente rammaricati di questa cosa, perché più di una volta la direzione generale diceva grande spirito di appartenenza, grande sacrificio, eroi, definisce eroi queste persone, poi quando è ora di pagare, dare i diritti che loro devono, non vengono dati. C'è tanta amarezza dunque tra gli operatori sanitari che considerano l'indennità non un premio ma un loro diritto. Ingiusto non solo economicamente ma mortificante nella dignità professionale di tutti i dipendenti che hanno rinunciato nel periodo più acuto di questa pandemia ai propri cari per sacrificarsi e lavorare per arginare la diffusione di questa pandemia. A questi ragazzi, a questi uomini, a questi padri di famiglia, a queste donne, madri, va riconosciuto uno stipendio dignitoso. Non ci sono dipendenti di serie A e di serie B, affermano i sindacati. Tutti devono poterne beneficiare, anche chi ha lavorato negli ospedali definiti no Covid e che invece hanno dovuto, esattamente come gli altri, gestire l'emergenza coronavirus. L'esempio lampante è il nosocomio di Urbino. Non riusciamo a vedere il motivo di questo ritardo in questi pagamenti, anche perché gli stipendi sono già stipendi minimi di gente che prende 1.200, 1.300 euro al mese, e vedersi mancare in busta paga anche 200 euro fa la differenza per famiglie che pagano affitti e non riescono ad arrivare a fine mese. Quindi noi chiediamo, oltre agli incentivi Covid come previsti dal Servizio Salute Regione Marche, che saranno erogati, chiediamo che vengano pagati gli istituti contrattuali normali e di versarli non oltre il mese di giugno nelle buste paghe. Dopo sit-in di protesta in piazzale Cinelli a Pesaro, il corteo si è spostato di fronte alla direzione dell'area Vasta 1 nel centro storico di Fano. Il Covid ritornerà, si legge in uno degli striscioni affissi. Noi non so se ci saremo. Noi siamo qui per chiedere all'area Vasta 1 il pagamento delle indennità che spettano a tutti i lavoratori, a tutti i dipendenti che hanno dato il loro contributo durante la pandemia da Covid. Ad oggi, ieri, è uscito poi un comunicato che le avrebbero pagate con il mese di giugno, ma siamo sempre allo stesso punto che, come noi segnaliamo la cosa e minacciamo di fare proteste, eccetera, loro ci danno una piccola risposta. Ma questa risposta non è esaustiva, nel senso che dicono che pagheranno le indennità nel mese di giugno, ma non specificano a chi verranno corrisposte, come. Ci sono solo delle indicazioni non ufficiali, generali, che dicono che le pagheranno. Ma a chi? A tutti? A solo chi è stato coinvolto direttamente e tutti gli altri? Noi vogliamo delle risposte precise, concrete, e siamo stanchi sempre di questa situazione di incertezza che ci portiamo avanti. E adesso parliamo delle mascherine che saranno obbligatorie nelle zone della Movida. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, convocato dal prefetto di Pesaro Urbino, ha accolto la richiesta avanzata dal Comune di Pesaro, assicurati i presidi fissi delle forze di polizia. Finito il comitato di sicurezza ed è stata accettata la nostra proposta per rendere obbligatoria la mascherina nelle zone della Movida in questo lungo weekend, da venerdì a martedì dopo le 18. Andremo ad individuare le aree precise, sicuramente il lungomare dalla Palla fino al porto del Moloco, sicuramente tutta la zona di Baia Flaminia, la pista ciclabile sottomonte e un paio di vie del centro, probabilmente via Cavour e largo Aldo Moro. Ovviamente la mascherina è un modo per responsabilizzare ulteriormente i ragazzi, perché possono uscire, ma non è questo il momento di fare festa, di stare tutti insieme. Arriverà il momento di fare festa. Oggi abbiamo avuto per fortuna la notizia ulteriore di zero contagi nelle Marche, quindi se andremo avanti così arriverà il momento di fare festa, ma non è ancora questo il momento. E quindi massima responsabilizzazione con le mascherine per i ragazzi, ovviamente tranne quando bevono e quando mangiano, questo è abbastanza ovvio. E al tempo stesso questa ordinanza permetterà alle forze dell'ordine tutte
di fare maggiori controlli più efficaci con un presidio fisso a piedi in tutte le zone che abbiamo individuato. Esatto, proprio con la polizia locale ci stiamo attivando per garantire la possibilità di avere un maggior controllo attraverso delle forze di polizia che stazioneranno o comunque presidieranno a piedi i tratti che durante lo scorso weekend sui quali abbiamo constatato maggior rischio di assembramento, proprio per dare un maggiore controllo e una maggiore presenza della polizia locale. Grazie al prefetto per il lavoro che sta facendo, a tutte le forze dell'ordine, grazie anche al comune di Fano, di Mondolfo, di Gabice che hanno accettato la nostra proposta, e quindi una proposta che riguarderà tutto il litorale del nostro territorio. E a Fano sta muovendo invece i primi passi il nuovo movimento apolitico dei ristoratori, si chiama Ristoritalia. Ieri è stato firmato l'atto costitutivo alla presenza anche del noto chef stellato Gianfranco Vissani. Oggi Simona Zonghetti lo ha incontrato e intervistato. Basta! Siamo stufi di questa situazione. Non usa mezzi termini lo chef stellato Gianfranco Vissani a Fano da ieri sera per la costituzione del movimento apolitico Ristoritalia, di cui è presidente onorario. Il cuoco italiano, imprenditore e personaggio televisivo, è stato critico sulle scelte del governo e ha chiesto a gran voce più tutele e liquidità per il settore della ristorazione. Dopo lo sfogo sulla 7 nel programma Coffee Break, ha precisato oggi ai microfoni di Fano TV le sue richieste e le preoccupazioni dell'intera categoria. Ma io penso sicuramente questi governativi non capiscono un cazzo, scusate il termine, sono fuori di senno, non hanno capito. Gli stati membri dovrebbero essere, quando si chiamano stati membri, di coesione, di avere un contatto. Qui non si tratta che li abbiamo fatto cattivi, qui si tratta di una pandemia. La pandemia è quella che è. Tutti quanti sono stati più di un mese che lì al Parlamento, al Senato, non c'era nessuno. Allora noi, ma che volete da noi? Volete la merda? Oggi ho visto che avete aperto i mercatini. Tutti questi ambulanti sono in mezzo alla merda. Ma tutti. Ristoranti che fate aprire prima 2 metri, poi 1 metro, fate aprire, la gente non sa come si deve mettere, arriva lì, ieri sera a mangiare sul ristorante e parlava col metro e le distanze, ci mancherebbe che mangiamo pure con le mascherine. Mangiamo con i guanti, ma non vi vergognate che state facendo. Per Vissani erano e sono tuttora essenziali i contributi a fondo perduto per riaprire i battenti e garantire la sicurezza di tutti. Oltre al danno poi anche la beffa di rischiare sanzioni civili, penali e amministrative. 4 ristoratori, moglie, marito e 2 figli, non avevano il computer che funzionava. A Varese sono andati nel ristorante a vedere per fare scuola, gli hanno fatto 1.600 euro di multa. Ma siamo in mezzo alla via. 2 ragazzi a Pavia si sono abbracciati, 20 anni, erano 3 mesi che si vedevano, abbracciati, manco baciati, gli hanno fatto la multa. Quell'altro dell'autobus, della linea, aveva tirato giù la mascherina perché non ci si vedeva con gli occhiali, gli si appannavano, multato, ma non rompete coglioni. L'ultimo appello dello chef umbro è rivolto al premier Conte. Guarda, dobbiamo scendere perché il presidente Conte deve capire, dal 13% del PIL siamo passati, abbiamo perso 9 punti. E 9 punti, il danno lo faremo a settembre, ottobre, ve ne accorgerete che cosa significa. Noi ci sono 8 milioni di persone che lavorano in questo entourage dell'alta cucina e della media cucina. E poi basta, per cortesia. Perché se non ci saranno i piccoli, non ci sarete mai voi grandi, dunque non rompete i coglioni. State con noi se volete stare, se non andate a fare i furbi dove volete andare. L'Italia è una. Imprenditori uniti per obiettivi comuni. È stato firmato ieri sera a Fano l'atto costitutivo di Ristoritalia che coinvolge centinaia di baristi e ristoratori. Dopo la consegna delle chiavi al sindaco e la protesta pacifica in piazza è nato ufficialmente il movimento apolitico. Ieri sera c'è stato l'atto ufficiale, abbiamo firmato tutti quanti i consiglieri con il presidente ufficiale, il nostro presidente Vissani. E da ieri sera siamo operativi, siamo circa 800, adesso stiamo provvedendo a fare tutto il tesseramento e nel breve aumenteremo, perché comunque sia ci sono
sia l'Umbria, sia noi, ma tutte le Marche e una parte dell'Abruzzo che comunque sia in qualche maniera si aggregheranno a noi. Gherardo, anche voi avete aderito a Ristor Italia, per quale motivo? Beh, perché il problema è nazionale, abbiamo tutte le attività ferme, siamo molto preoccupati per l'estate che arriva e quindi bisogna avere chiarezza, bisogna unirsi in un movimento più ampio per far sentire le nostre ragioni. Noi viviamo solo di turismo, quindi il turismo è il 60% sono poi turisti stranieri, in questo momento non ci sono, non possono entrare nei confini nazionali e poi abbiamo la parte chiaramente nazionale italiana. E in questo momento c'è la desolazione, quindi chi apre è vuoto. Infatti sono qui a vedere questa bellissima città che c'è vita, così non sono più abituato dopo 3 mesi di chiusura completa di tutto. Ristor Italia ha aderito alle varie iniziative organizzate su scala nazionale dal Movimento Imprese Ospitalità, il quale a sua volta ha aggregato per la prima volta nella storia del settore una ventina di movimenti di imprenditori dell'Horeca. Questa mattina a Fano era presente il portavoce. Le città d'arte, le città turistiche, le zone turistiche della costa stanno avendo delle difficoltà enormi e tantissimi non hanno riaperto. È successo anche che tantissimi dal 18 di maggio hanno aperto per una settimana, hanno visto che gli incassi del 20% non coprivano il costo del 100% dell'azienda e quindi da lunedì hanno richiuso. La situazione è drammatica, nel senso che una città come Fano, che magari ha una clientela locale, in questo periodo magari soffre meno perché c'è il cittadino di Fano che viene in un bar a prendere un caffè o mangia in un ristorante che ha il plateatico fuori. Nel momento nel quale arriva l'estate e magari l'afflusso dei turisti non è quello aspettato, lì per una città come Fano che vive di turismo potrebbe esserci un problema. Non ci lasciate soli, perché fino ad oggi il governo ci ha trattato come gli ultimi, perché dietro a noi tantissimi settori possono venire giù e crollare. In tanti, ci spiega Bianchini, non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione né il prestito previsto dal decreto liquidità. Anche per questo le difficoltà che stanno affrontando gli imprenditori sono enormi. Questa mattina ad accogliere rappresentanti dei due movimenti e lo chef Vissani, anche l'assessore Etienne Lucarelli e il sindaco di Fano Massimo Seri. Allora, anche questa presenza è un riconoscimento all'attività e alla vivacità di Fano, ma vuole essere anche un monito verso chi deve fare ancora un ulteriore sforzo per aiutare questo comparto, che significa aiutare la città e il paese. E adesso parliamo del digestore anaerobico, quell'impianto che sulla carta sarebbe dovuto nascere nelle zone di Falceneto e Bellocchi di Fano, un impianto realizzato da ASET in collaborazione con Marche Multiservizi. Quest'ultima però a sorpresa ha deciso invece di correre da sola e di anticipare i tempi realizzando questo progetto, o perlomeno presentando il progetto, nella zona di Canavaccio di Urbino. Una situazione questa che però ha scatenato un vero e proprio terremoto politico in seno alla maggioranza. Tant'è che questa sera è previsto un incontro proprio tra il Partito Democratico e il sindaco di Fano Massimo Seri. L'annuncio di Marche Multiservizi di andare alla ricerca di un'altra sede per la realizzazione del digestore anaerobico, lasciando di fatto al palo ASET, rischia di trasformarsi in una Caporetto anche per la giunta Seri. Questa piega, che ha preso la vicenda, porta a galla tutte le divergenze su questa pagina della vita pubblica cittadina, non solo tra opposizione e maggioranza, cosa ormai arcinota, ma e soprattutto tra i partner di governo, in primis il PD, che aveva fatto di questo punto programmatico un puntello per appoggiare il secondo mandato di Seri. Ma i nodi sono venuti subito al pettine, già in campagna elettorale, con smentite e controsmentite sul sito Bellocchi o Falcineto. Ed ora, dopo questo ennesimo colpo di scena, siamo alla resa dei conti. Tra i due litiganti però c'è chi gode e soprattutto il comitato promotore del referendum. Noi crediamo sia la fine di un incubo a questo punto. È una buona notizia per tutti i cittadini di Fano e in particolar modo per quelli di Bellocchio e Falcineto, ovviamente, che erano direttamente interessati da questo tipo di impianto. Fino a prova contraria, avere una parola definitiva da parte del sindaco Seri e del presidente dell'ASET Reginelli,
che dica appunto che questo digestore, questo impianto che volevano costruire, termina qua questa vicenda, in maniera da tranquillizzare tutti i cittadini. Dopodiché spiegheranno anche perché hanno speso 80.000 euro per i vari studi e se questi sono soldi veramente spesi con criteri oppure no. Oltre al PD, anche in comune faceva parte dell'ala pro digestore e che ora invece parla di occasione persa e pericolo di scalata per l'azienda di casa. Se dovessero essere confermate, ovviamente ci sono motivi di preoccupazione per ovviamente il futuro dell'azienda di ASET, che merita invece di avere altre sicurezze, e ci sono motivi di amarezza perché si rischierebbe di perdere un intervento importante anche per la ricaduta di politiche ambientali per la nostra città, e amarezza perché rappresenterebbe sicuramente l'esito dei ritardi colpevoli della politica fanese. C'è un investimento importante sulla nostra azienda, che è un'azienda pubblica, che vogliamo che rimanga pubblica, e faremo in modo che questa dimensione così importante per la nostra comunità si mantenga anche con i giusti investimenti anche nei prossimi anni, costi quello che costi, e credo che questo è un messaggio che dentro e fuori Fano oggi più che mai debba passare con forza. Chi parla di ennesima dimostrazione di inadeguatezza e poca trasparenza è la Lega Fano, che ha visto sempre in questo progetto a due mani con Marche e Multiservizi un cavallo di Troia per fagocitare a poco prezzo ASET. Da un lato abbiamo una mancanza di trasparenza nei confronti dei cittadini di Fano e specialmente quelli di Bellocchi. Da un lato c'è una mancanza di trasparenza nei confronti di ASET, nei confronti di Marche Multiservizi, nei confronti del PD e anche nella lista di Mascarin. E questa mancanza di trasparenza interna è testimoniata anche dalla bocciatura dell'atto presentato dalla lista di Seri in consiglio, dove si chiedeva di fare delle verifiche preliminari, atto che è stato poi bocciato, non si capisce perché. Quindi spenderemo un'altra volta 40.000 euro per farci dire che il sito migliore è Bellocchi. In tutta questa storia ci rimettono i cittadini fanesi, che si trovano ad aver speso decine di migliaia di euro per non arrivare a nulla, ci rimette la fiducia dei cittadini fanesi che era stata affidata a delle persone che hanno detto tutto il contrario di tutto. Mettiamo a forte rischio il futuro di ASET. E non è fare allarmismo, qui la realtà è che un'azienda, ma come tutte le aziende, se non fanno investimenti sono destinate prima o poi a chiudere. Non si può pensare che un'azienda possa durare in eterno se non ha la forza di aggiornarsi, e gli investimenti in questo caso, in questo momento, gli impianti sono strategici per poter pianificare e programmare il futuro dell'ASET. Sono 287 dipendenti che io non voglio mettere in allarme nessuno, ma rischiano seriamente un futuro, come il futuro del comune di Fano. Io mi auguro che si possa recuperare, ma la vedo piuttosto dura, anche perché non è Marche Multiservizi che fa l'investimento, ma è un'azienda privata, Green Factory, che si mette sul mercato e dice: io sono disponibile a prendere i rifiuti organici della provincia, come qualunque altra attività industriale. Quindi la vedo molto molto complicata, cioè abbiamo perso tempo, ci siamo persi dietro discorsi inutili, mai una presa di posizione, questo in modo particolare del sindaco e della sua lista, che mi spiace perché in questi anni si è sempre collaborato su tutte le questioni, ma su questa questione c'è una profonda delusione. E credo anche che ci potranno essere, insomma, delle conseguenze anche sul futuro, anche sugli obiettivi che questa amministrazione intende darsi. Il digestore era uno di quei progetti, di quegli obiettivi che ci siamo dati ormai da 6 o 7 anni, e di fatto viene osteggiato da una parte della maggioranza. Non so adesso quali saranno le conseguenze, ma ce ne saranno, questo è ovvio. Viene meno la fiducia degli alleati, di un percorso da fare insieme. È ovvio che bisogna riflettere. Spero, mi auguro che a breve di avere un incontro con il sindaco. Ho fatto già da ieri una richiesta di una maggioranza che probabilmente avverrà nella giornata di oggi. Mi aspetto parole chiare, nette, e dopodiché trarremo le conseguenze.
E adesso diamo uno sguardo sulla Regione Marche, perché è stato presentato questa mattina il bilancio della Giunta regionale delle Marche. Il presidente Ceriscioli è soddisfatto dei traguardi raggiunti in questi 5 anni di lavoro. Sono stati 5 anni particolari, ha commentato in apertura della conferenza stampa di rendiconto del bilancio pre-Covid della Giunta regionale il presidente Luca Ceriscioli in vista della scadenza di mandato. Il programma di questi 5 anni di governo, ha commentato il governatore, è stato frutto del raggiungimento di diversi obiettivi prefissati dal programma elettorale del 2015. La maggior parte dei punti è stato realizzato nonostante le due emergenze caratterizzate dal sisma e dal Covid. Tra i diversi punti in programma, Ceriscioli ha evidenziato il tema del turismo e della riqualificazione strutturale, istituendo anche un unico percorso creato con la cultura che ha permesso la realizzazione di grandi eventi tra cui Rossini e Raffaello, investendo 25 milioni complessivi rispetto ai 4 milioni di euro di partenza del 2015. Sul turismo resta l'obiettivo di approvare un testo unico che possa regolare e visionare tutte le strutture ricettive. Il bilancio di fine mandato è risultato determinante per la riduzione del debito del 3%, questo ha permesso una virtuosità di bilancio di 210 milioni di risorse aggiuntive, di queste 42 milioni destinate per l'emergenza coronavirus. Altro fronte in cui la Regione ha investito è stato quello sulla formazione mirata, rete scolastica, politiche attive del lavoro con il potenziamento dei centri per l'impiego, politiche passive dove è stato richiesto uno stanziamento di cassa integrazione ordinaria in deroga, poi sostegno al welfare familiare sostenendo i centri estivi e scuole paritarie e grandi investimento sulle accademie aziendali riguardo i tirocini extracurriculari. Per il personale interno è stato fatto una riforma delle province che ha permesso il trasferimento di 1.785 dipendenti in giunta, di cui 1.883 attualmente lavorano in smart working e 11 in telelavoro. La Regione ha anche posto un'attenzione particolare sulla green economy, puntando sullo sviluppo sostenibile e efficientamento energetico, i quali sono stati stanziati 2 milioni di euro per l'economia circolare. Per le imprese sono stati stanziati 50 milioni di euro che potranno essere messi a disposizione per il futuro della neo giunta che si insedierà. L'attenzione del rendiconto della giunta si è concentrata anche sui temi di violenza di genere, in cui nelle Marche sono stati aperti 9 centri antiviolenza rispetto ai 2 iniziali. Il trasporto pubblico è stato poi un altro tema evidenziato, sono stati rinnovati i parchi degli automezzi, acquistati 189 nuovi pullman e finanziati altri 219 a metano ecosostenibili. Altro tema è stato quello ambientale, l'assessore preposto si è soffermato come nelle province la raccolta differenziata è oltre il 70%, sono stati anche investiti fondi per i centri educativi ambientali in un'ottica di politica ambientale fondata sul consenso. Ed ora torniamo a Fano. Il Ponte Metauro sarà un sorvegliato speciale. Da venerdì prossimo ANAS infatti effettuerà dei controlli sulla stabilità del ponte e dunque saranno inevitabili i disagi alla circolazione. ANAS emetterà un'ordinanza da venerdì dove ridurranno il traffico sul Ponte Metauro per fare un monitoraggio per ragioni di sicurezza e di stati città. Al momento non ci sono pericoli consistenti, però è giusto che si faccia manutenzione e si metta in sicurezza. Quindi da venerdì ci sarà una riduzione della carreggiata a traffico alternato e ci sarà il divieto del transito dei mezzi pesanti sopra le 19 tonnellate. Non riguarda gli autobus, quelli potranno circolare. È chiaro che questo porterà dei disagi. Fortunatamente, nonostante l'interruzione che c'è stata per la pandemia, i lavori della nuova bretella stanno andando avanti e quindi entro giugno sarà aperta il nuovo ponte sul Metauro e la nuova bretella, e questa consentirà di alleggerire il traffico. Però per un paio di settimane avremo questo disagio, che per una ragione di sicurezza è una cosa che ci è stata comunicata questa mattina, quindi avvertiamo la cittadinanza che ci saranno queste difficoltà. Però ecco, vogliamo anche tranquillizzare da una parte, che da una parte c'è un'attenzione e una prevenzione.
cosa che magari non è avvenuta in altre realtà, dall'altra che stiamo ultimando la bretella e quindi ci sarà una nuova strada che andrà a diluire il traffico e questo agevolerà molto. Si chiama Colli al Metauro, riparte dalla bellezza ed è un programma nuovo che partirà da domani sera qui su Fano TV dopo il telegiornale alle ore 21. 5 puntate nelle quali vi faremo vedere i borghi più belli di questo comune, tutto accompagnato dalla musica degli artisti locali. Bargni, Saltara, Pozzolo, Serrungarina e Monte Maggiore, il comune di Colli al Metauro mette in mostra le sue bellezze artistiche, architettoniche e ambientali e lo farà su Fano TV. Le immagini dei borghi storici saranno accompagnate da dell'ottima musica di artisti locali a partire da domani alle ore 21. Stesso orario per gli altri 4 appuntamenti previsti per i successivi giovedì. Siamo in un periodo di grande difficoltà, ma occorre assolutamente guardare avanti con fiducia e cercare assolutamente di accelerare la ripresa. Questo vale anche per le attività culturali, vale anche per gli spettacoli ed essendo in questo momento impossibile o difficile fare spettacoli dal vero, dal vivo, con il pubblico, eccetera, abbiamo pensato a Colli al Metauro di rilanciare un'attività musicale e culturale attraverso le televisioni, attraverso i social. Con questi speciali televisivi dislocati su palcoscenici naturali, l'amministrazione comunale intende far conoscere le bellezze storico-paesaggistiche che caratterizzano il territorio. In un momento di difficoltà occorre ripartire dalle cose belle, tant'è che il titolo di questa iniziativa è Colli al Metauro, riparte dalla bellezza. La bellezza sono i luoghi, la bellezza sono i nostri borghi, la bellezza sono i paesaggi che caratterizzano le nostre colline, sono i monumenti, la cultura. E sono anche le belle iniziative, la musica, le iniziative teatrali, le iniziative musicali. Per questo viaggio nel comune di Colli al Metauro si partirà dallo splendido borgo di Bargni con il gruppo musicale Oasi, composto da Roberta Arduini e i professori d'orchestra Franca Moschini, Paride Battistoni e Colombo Silviotti. Lo spettacolo, dal titolo Il soffio della nuova vita, sarà improntato sulla rinascita dopo la grave crisi di questi mesi. È un invito forte che io faccio perché da questi incontri rinasceranno le attività che si svolgeranno da Colli al Metauro, ma soprattutto riprenderemo coscienza della vita che prosegue, della vita che ricomincia, delle attività che devono in qualche modo tornare a essere protagoniste. E allora non perdetevi l'appuntamento di giovedì sera alle ore 21 dopo il telegiornale. Lunedì invece, lunedì prossimo, torna Primo Cittadino, ospite in studio, in diretta, il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi, che è anche il candidato in pectore del PD, governatore della regione. Ed è tutto per quanto riguarda il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, l'augurio di una buona serata, noi ci vediamo domani mattina alle 7 con la rassegna stampa. Arrivederci.